il mercato può ancora attendere, almeno finché non ci saranno non una, ma alcune uscite. Il Teramo è alla finestra di una sessione che dovrà ristrutturare dal profondo un organico che, oltre ad essere asciugato, deve restituire un monte ingaggi decisamente ridotto. Bisogna capire quello che si sta vivendo. Il momento è un momento assolutamente drammatico e particolare, quindi se io credo che tutti debbano capire che le cose non sono più quelle dell'anno scorso. Purtroppo viviamo con le stesse regole dell'anno precedente, ma con una situazione economica totalmente diversa. Spazio anche per cessioni eccellenti, a partire da quel Francesco Bombaggi, che è stato il protagonista assoluto della stagione del Diavolo. Poi anche Mungo, Costa Ferreira, Cianci, Martignago, Arrigoni, Cancellotti, insomma. Una rosa in vetrina, a patto però che ci sia l'offerta giusta. Io credo che una squadra che abbia notevoli, diciamo, movimenti e ricambi vuol dire che ha lavorato bene, cioè se noi riusciamo a vendere qualche giocatore vuol dire che abbiamo lavorato bene, quindi insomma non siamo una squadra che deve tenersi come dire, l'obiettivo del tenersi stretto dentro un giocatore. Non abbiamo nessun Messi, per carità, e poi non credo che poi alla fine l'uomo solo faccia la differenza. In campo vanno 11 calciatori e quindi è il gruppo che deve essere ben amalgamato. Tutto in attesa della definizione di gironi e calendari e sulla divisione dell'Italia col Teramo, che sembra comunque destinato a tornare al sud. Iachini spera ancora che ci sia un ripensamento da parte della Lega Pro. Stiamo facendo istanze, telefonate affinché vengano, come dire, applicate delle regole giuste, corrette, così come il presidente Ghirelli mi ha detto che lui è una persona giusta e corretta e applicherà le regole, e quindi se le regole che sono già state discusse nel passato, noi teoricamente dovremmo stare nel girone B, quindi aspettiamo adesso con ansia il calendario dei gironi, che purtroppo è sine die in questo momento a seguito dei noti problemi giudiziari, e poi vedremo che cosa ci accadrà.